Oggi voglio provare a desolfare la vecchia batteria della mia auto con un desolfatore in kit di montaggio di My Playhouse. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Qui sul tavolo ho la vecchia batteria della mia auto. Allora, c'è un canale che si chiama My Playhouse, famosissimo, che sta per lanciare un desolfatore per batterie in kit di montaggio. E siccome ci conosciamo ormai da qualche anno, sono in contatto con lui, mi ha spedito uno dei primi kit di montaggio che sono ancora sperimentali. E lo vedremo proprio in questo episodio di MVV Blog. E intanto andiamo a vedere questa batteria. E questa è la batteria che ho tolto di macchina perché mi si era scaricata e poi non ha più mantenuto la carica. Nonostante l'abbia ricaricata con il caricabatterie, una volta staccato il voltaggio precipita subito, quindi non ho idea se sia solfata oppure no. Queste sono batterie senza manutenzione, però come vedete si possono ugualmente aprire perché i coperchietti per ogni cella ci sono, si possono svitare. Con la telecamera del telefonino che entra meglio dentro i fori della batteria andiamo a vedere un po' com'è conciata. Un disastro. Di qua invece è, ecco, questa no. Questa qui, mamma com'è ridotta. Anche questa è già meglio, ma anche qui ci sono dei residui, si vedono un po' in fondo là. Questa addirittura gli manca l'acido. Questa è proprio, questa è veramente ridotta male. Wow, mamma mia. E qui anche, questa è l'ultima cella, anche qui si vedono bene i cristalli. Quindi gli devo riaggiungere anche un pochino di acido. Insomma, dentro è messa abbastanza male, però manca anche l'acido solforico. Qui, soprattutto in questa cella, gli elettrodi sono scoperti. Quindi ho preso l'acido solforico apposta per batterie, che è una soluzione apposita e abbastanza pericolosa anche. Quindi ora mi vado a mettere i guanti. Ok. Ah, scienziato pazzo! E andiamo a mettere l'acido solforico nella batteria. Mamma mia! Non è sicuramente il modo di fare questa cosa. Non mi sembra il sistema. Questa non è acqua, questo è acido solforico. Soluzione al 30% di possibilità di sopravvivere proprio. E ora come fa a buttarlo dentro lì? Illuminando con la lampadina. Vediamo se riesco a riempirlo fino a punto in cui... Scherzavo. Ok, l'elettrodo è coperto ora. Ma ancora, ce ne va ancora. Do una sciambrottatina. Vaffanculo, non avevi soldi per fare gli effetti speciali. Ho rimesso la batteria in carica e nel mentre che questo caricabatterie della Bosch fa il suo dovere, io vado a montare il desulfatore di My Playhouse. Questo è il pacchetto che mi ha spedito Morten di My Playhouse, io sono in contatto con lui neanche a farla apposta tramite Patreon. Andiamo a vedere il contenuto del pacchettino. Diamo un'occhiata, c'è il fogliettino ovviamente di spiegazioni, poi ci sono tutti i vari componenti. Questo, bellino, My Playhouse, questo me l'attacco ad una... a qualcosa, da qualche parte lo attacco, non lo so dove. Quello che mi interessa a me veramente tanto è come ha fatto a farsi fare questi circuitini, come li ha realizzati. Ha fatto un video proprio ultimamente dove fa vedere come si fa e io di questo video me ne avvantaggerò sicuramente. Poi qua già abbiamo tutti i componenti, come ho detto prima, e qui c'è il fogliettino illustrativo di come si monta il desulfatore. Allora, attenzione, questo kit potrebbe anche non funzionare. Potrebbe essere pericoloso, ma siete voi i padroni della vostra vita e di tutto quello che vi circonda, quindi questo kit è a vostro rischio e pericolo. No, vabbè, è uno scherzo. Poi qua giù lui dice che ha preparato un video dove fa vedere come si mette insieme il kit. Qui c'è scritto che non ha ancora preparato il video perché quando me l'ha spedito il video non era ancora stato girato, ma io ho aspettato a farvi vedere questo kit in modo che lui potesse pubblicare questa cosa sul suo canale YouTube, che come sapete rispetto al mio ha qualche milione di iscritti in meno. Io sono famosissimo e non volevo rovinargli la sorpresa. Il cazzo sto a dire, non mi conosce nessuno. Vabbè, dunque vediamo, qua giù abbiamo tutta la lista dei componenti,
C'è addirittura, per quelli come me che non si ricordano mai il codice delle resistenze, il codicino stampato. Qui ci sono tutti i componenti con scritto che cavolo di roba è, a cosa servono, c'è tutto, praticamente c'è proprio, è impossibile che non riesca a montare questo kit. Qua giù dietro abbiamo il circuito, insomma c'è veramente di tutto, è veramente super super completo. Allora, da cosa iniziamo? Io inizio sempre dalle resistenze, perché sono i componenti più piccoli, però questo non è un tutorial, quindi per i tutorial ci sono altri canali molto validi, non il mio, non è valido, non è un canale che cacchio state a vedere, non perdete tempo con me, è inutile che, no? Quindi le resistenze sono soltanto 4, R1, R2, R3, R4, per non far sbagliare veramente nessuno ci ha scritto anche i colori, è un fenomeno Morten. Seguiamo pari pari il foglio, allora abbiamo R1 di valore di 470 kg, ma non ci interessa neanche il valore, andiamo a vedere R1, giallo, viola, nero, arancione, marrone, troviamo questa resistenzona. Eccola qua, giallo, viola, nero, arancione, marrone. Questa è la resistenza R1. La resistenza si può inserire in qualsiasi direzione perché non è polarizzata, quindi un lato vale l'altro. Eccola qua, inserita. R2, 22 kΩ. Eccola qui, se ci vedo ancora bene, rosso, rosso, nero, rosso, marrone, ma a me mi sembra arancione. E la inseriamo nel suo apposito alloggio, nel circuito. Nel circuito! Sbaglio sempre gli accenti. Recchete, pronti, eccola qua. Questo non è il circuito che viene messo in vendita, è una pre-produzione, infatti ci sono dei fori qui che Morten ha ridimensionato perché sono troppo grandi, e vedo che qua giù ha anche cancellato con il pennarello nero il valore di queste resistenze, evidentemente poi ha ripensato oppure aveva sbagliato di inserirlo, non lo so. Quindi questa è la pre-produzione, è la versione 1.0, quella che poi verrà messa in vendita sarà la versione successiva con alcuni piccoli miglioramenti. Andiamo a vedere R3 1,8 kΩ ed R4 1 kΩ. Poi abbiamo questo piccolo diodo, ovviamente questo è di 2 piccolino, lo vedete già da voi che questo è piccolo, mentre di 1 è gigantesco e quindi non può essere che questo. E vedete questa piccola banda nera che ha il diodo in questo punto qui, deve essere rivolta verso questa banda qua giù che è disegnata sul circuito. Scherzo. E voilà. Ok. Probabilmente questo diodo dissiperà diverso calore, quindi io sinceramente lo monterei un po' distanziato in questo modo qui. E a questo punto passiamo a saldare i componenti. Ho un po' di flussante, non volevo usare il flussante qui sopra. Poi proseguo con i condensatori elettrolitici, abbiamo C1 47 microfarad e C4 100 microfarad, quindi C1 47 microfarad, eccolo qui. E anche gli elettrolitici sono polarizzati, quindi bisogna stare attenti a mettere la parte dove c'è scritto meno, dalla parte qui c'è scritto più, dalla parte di là è negativo. Poi vedete che uno dei piedini è più lungo, quello più lungo è il positivo, quindi si va a inserire nel positivo, così. Questo idem da 100 microfarad si va ad... Oh canna io! Questo qui da 100 microfarad che è C4 si va a inserire qui ugualmente mantenendo le polarità. I condensatori al poliestere, questi qui verdi, sopra riportano delle scritte strane per chi non è abituato a vedere e a maneggiare questa roba, però Morten ha pensato a tutto e sul fogliettino qui ha scritto anche le sigle che si trovano stampigliate sul corpo di questi condensatori, quindi è abbastanza semplice insomma andarli a trovare e andarli ad inserire. C2 1 nanofarad, 102J2A, 102J, eccolo qua, ed è C2. Questi non sono polarizzati, possono essere inseriti a piacimento, non c'è problema.
Quindi ora rimane il fusibile F1, che è questo, che sembra un condensatore ma invece non è. Questo è un fusibile che si autoripara da solo, praticamente si interrompe e si ricompone da solo. E le induttanze non riportano ovviamente nessuna sigla sopra, però qua Morten anche qui ci dice che quella piccola è da 220 microerni e quella grande da 1000 microerni. Quindi se ho letto bene microerni, non lo so. Comunque quella grande va qui dove c'è scritto 1000. Anche le induttanze naturalmente non sono polarizzate, possono essere inserite a piacimento. A questo punto possiamo andare ad inserire questo MOSFET di potenza e come vedete anche questo ha il suo verso per essere inserito nel circuito e va inserito con l'aletta dalla parte di qua. Manca solo l'integrato 555, però io ci voglio mettere uno zoccolino qui che Morten non mi ha fornito, però... Ah no, vabbè, manca anche questo, vai, installiamo anche questo. Ormai già che ci sono metto anche questo. Questo serve ovviamente per collegare il circuito alla batteria. Anche il circuito integrato ha una direzione con la quale deve essere installato sul circuito. Questo pallino che vedete qui indica la direzione. Una volta montato lo zoccolo, la direzione viene indicata da questa piccola scanalatura. In questo modo, invece di andare a saldare direttamente i piedini di questo delicato circuito integrato, andiamo a saldare i piedini dello zoccolo, che gliene frega una mazza del calore. Allora, vediamo se lo riesco ad inserire nello zoccolo, che non si pieghi nessun piedino all'indentro, perché altrimenti è finita. Ecco fatto. E il desolfatore è montato. Prima però una pulitina a tutto l'impiastro che ho fatto qui sotto con il flussante. Eccola qui la batteria, che ora è abbastanza carica perché misura, vediamo subito, 12,86 volt, e se il desolfatore ora funziona dovrebbe emettere un sibilo sui 3 kHz appena lo collego alla batteria. Non sento nulla. Eccolo. Allora il sibilo lo sento, non so se lo sentirete voi. Andiamo a vedere con l'oscilloscopio che cos'è che emette questo desolfatore all'interno della batteria. Facciamo apparire l'oscilloscopio in questo punto qui, poi collego per prima cosa il desolfatore alla batteria e dovrebbe funzionare, e poi vediamo... Cascato tutto, vaffanculo. Collego il negativo al negativo della batteria, metto il desolfatore qui sopra e vediamo qui che cosa prende. Vedete, ci sono tutti degli spike. Se ora stacco il desolfatore dovrebbero sparire tutti gli spike. Infatti gli spike di tensione scompaiono. Eccolo qua. Questo è quello che fa il desolfatore. Praticamente manda dentro la batteria tutta una serie di spike con una frequenza di 3 kHz e in questa maniera dovrebbe desolfare la batteria, liberarla da tutte le incrostazioni che si sono fissate sulle armature in piombo della batteria e dovrebbero sciogliersi nuovamente nell'acido solforico. Comunque, il circuito è evidente che funziona. Comunque, a questo punto io lascio stare il desolfatore collegato alla batteria per un tot di tempo e poi vediamo all'interno della batteria che cosa succede. Ok, allora sto facendo ancora la ripresa con il cellulare, siamo a 24 ore dopo. Vediamo quant'è la batteria. 12,45. Però andiamo a vedere dentro qui se è cambiato qualcosa. È lo stesso disastro di prima. Andiamo a vedere di qua, idem, stesso disastro che c'era prima, non è cambiato niente. Questa era a modo, poi qua giù in fondo mi sembra che era messa malissimo. Qui c'è qualcosa che galleggia. Vabbè, il discorso è che questa batteria è esausta completamente, quindi il desolfatore non credo che gli potrà fare un granché. Vabbè, il desolfatore sicuramente funziona. Io vi consiglio di andare a vedere il canale My Playhouse, dove Morten sta mettendo i filmati proprio che riguardano questo desolfatore, e così magari potete chiedere a lui direttamente tutto quello che vi interessa. Intanto questo filmato finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto e mi raccomando, restate sani.